News. Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 18 luglio 2022. Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per l'ex patron della Regina Calcio Luca Gallo, su cui il GIP ha disposto misure cautelari personali e patrimoniali. Le indagini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania sono scaturite dalla messa in liquidazione di due società di servizi con sede nel capoluogo etneo che, secondo l'accusa, sono state depauperate di quasi 1.600.000 euro a favore di una serie di altre società riferibili sempre a Gallo, causando danno ai creditori. Alla vigilia del trentennale della strage di Via D'Amelio a Palermo, inaugurata oggi al terminal arrivi dell'aeroporto di Catania, una mostra a cura dell'ANSA dedicata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime delle bombe di Cosa Nostra del 1992. Si ripercorrono i momenti salienti della vita dei due magistrati, della loro gioventù all'ingresso in magistratura fino ad arrivare al maxi processo, alle stragi e alla Palermo indignata. Stamani davanti alla prefettura un sit-in di protesta da parte del sindacato USB Vigili del Fuoco per promuovere problematiche del comparto come il ritardo dei pagamenti degli straordinari, la carenza di personale e mezzi vetusti. Nelle fine settimana è stato un successo di pubblico il concerto al Giardino Bellini dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno portato oltre 10.000 spettatori. Tra i brani più gettonati, Rivedere, Scrivile Scemo, Ringo Starr, Verdura, Scooby-Doo e l'ultimo singolo, Giovani Wannabe, e tanti altri pezzi cantati insieme ai fan. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario sarà online domani alle 20.30.